Confetti Crispo e Calcio Napoli, passione e dolcezza. Mi sono sempre chiesto, ma che significa passione e dolcezza? Poi per uno che ha la passione per il tifo del Napoli, per la squadra del Napoli come me, e uno che è appassionato anche della dolcezza dei Confetti Crispo, purtroppo si vede, un po' che golosità, un po' che panza, ci sta. Mi sono chiesto, ma che significa? Poi mi sono dato un senso. Sì, perché il tifoso del Napoli, quando si guarda la partita del Napoli ed è preso dalla passione, ci piglia lo stomaco, il fegato, si intossica, soprattutto se la partita non va bene, ma poi... Per alleggerirci, per darsi una bella pillola di piacere, si mangia il Confetto Crispo. E allora ecco che il connubio passione e dolcezza va bene, anche perché parliamoci chiaramente. Voi vedete a Fidelef in mezzo al campo, che non si sa che cos'è, chi è. Fidelef, Chavez, Colombo hanno fatto 3x2 e tu per farli digerire che giocano con la maglia della tua squadra del cuore, quella della tua passione, ci vuole per forza la dolcezza del Confetto Crispo. Gokan Hiller, che si è presentato come un leone, ha fatto di grotta. I Confetti Crispo con la loro dolcezza hanno inguaiato a Lucarelli, quello è venuto a Napoli che era un calciatore, dopo 2 mesi era un ex calciatore, una panza tanta, tanto è vero che non si allenava nemmeno più. Mio padre l'ha beccata alla posta, ha detto, ma che stai facendo? Ha detto, senti, non mi fanno allenare, non mi fanno giocare, perlomeno vado a pagare le bollette al presidente. E la Vezzi. Passione e dolcezza, la Vezzi, tu hai ragione, davanti ai soldi, che bufa, se n'è andata da Posillipo ma non l'ha disdetto lui il Fitti, io voglio sfatare questa cosa, è stato De Laurentiis, il suo presidente, che ha detto, io passione e dolcezza, quello che vuoi tu, ma va abita a Castelvolturno come tutto quanto, perché a Posillipo i Fitti costano troppo assai, caro la Vezzi, tu ne vai, abbandoni la nostra passione, abbandoni la nostra dolcezza, ma io ti voglio dire una cosa, a Parigi ti mangio un croissant, perché un confetto crispo non ci sta.